una sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Mostri al mondo schiuso dai tuoi occhi, d'oro ai tramonti all'alba spunti in fiore, è come miele abbandonarsi a te, yeah.
sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedele. Grondi sangue innocente sul Cristo che ti volle martirio crudele. Nascesti fra braccia amorose d'una vergine madre, o Gesù. Tu moristi fra braccia pietose d'una croce che data ti fu. Pietà, tu che togli del mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Piangeranno le genti vedendo qual trofeo di gloria sarà. Ave, o croce santa, che portasti il Redentore. È l'inno di lode del credente che canta gloria, lode e onore al Salvatore. Unisciti anche tu a questo canto di lode. Vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedele. Grondi sangue innocente sul Cristo che ti volle martirio crudele.
facesti fra braccia amorose d'una Vergine Madre, o Gesù. Sento di dover ringraziare tutti, a partire dai più piccoli, fino agli uomini che reggono il peso della croce. Stiamo compiendo un esercizio religioso nel cuore della Quaresima che ci introduce al mistero della passione, morte e resurrezione, l'alba di Pasqua di Gesù. I bambini probabilmente non riusciranno ad entrare nel cuore di questa nostra itineranza appesantita dalla croce, potremmo chiederlo ai nostri bravi uomini che portano sulle spalle la croce. Ma noi adulti dobbiamo entrare nel dramma che attraversa da quella settimana santa che aveva per protagonista Gesù, attraversa i secoli, entra nelle nostre case, si poggia sulle nostre spalle e grava sulle nostre persone. La Via Crucis è la nostra itineranza di uomini e donne che nella fede accettano il peso della croce, il mistero della sofferenza, non come esperienza che ci allontani da noi stessi e ci faccia voltare le spalle a Dio, ma come esperienza che ci renda più umili nell'accettazione della sofferenza come tributo che ognuno di noi deve pagare alla propria storia umana individuale, ma non con lo sguardo della persona sconfitta, nell'umiltà del cuore, con lo sguardo della persona che sa che al di sopra di tutte le nostre croci c'è questa, la croce del crocifisso. Diamo inizio alla Via Crucis. Prima stazione: Gesù è condannato a morte da Pilato. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Caro Gesù, insieme con te sulla via del Calvario c'erano anche Maria e Giuseppe. Maria insieme alle pie donne. Giuseppe che nella gloria del cielo ti assisteva paternamente nella tua sofferenza. Il Calvario non era solo il tuo Calvario, o Gesù, era quello della tua famiglia, di tutte le famiglie cristiane che ti erano presenti e non potevano fare nulla per te. Il Calvario della famiglia umana. Gesù è cominciato con la disobbedienza della prima famiglia creata dal Padre che ancora oggi continua. Ma in questo secolo, Gesù, noi abbiamo incominciato un altro terribile calvario, il più orribile da quando esiste il mondo, andando contro la legge dell'amore che proprio tu sei venuto a portare. Con il divorzio, l'aborto, l'eutanasia, abbiamo condannato a morte la famiglia e cominciato così il suo calvario, fatto di divisioni, omicidi, assassini, camuffati con il nome di leggi moderne e al passo coi tempi. Perdonaci Gesù, se imitando Ponzio Pilato non abbiamo aiutato le famiglie in difficoltà. Ce ne siamo lavati le mani. E peggio ancora, invece di dare amore, comprensione e aiuto concreto, abbiamo giudicato, condannato e creato divisioni, ancora più profondo con il nostro atteggiamento, intransigente, privo di tatto. O Maria, mediatrice delle famiglie, aiutaci ad essere ponti nuovi tra la famiglia e il cielo. Tu che sei l'avvocata del genere umano, aiuta la famiglia umana perché il nostro povero mondo martoriato continua ad esistere e non si autodistrugga miseramente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riprendiamo il cammino. Santa Madre dei voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, riceve per mezzo del cuore immacolato e addolorato di Maria il sangue divino che Gesù Cristo, Figlio tuo, ha sparso nella sua passione. Notate che questa stazione è stata un po' trasferita, agenti atmosferici, mani forzute di qualcuno che non ha avuto rispetto della croce. Chissà, la croce era piegata a terra da questo lato qui. I bravi giovani con Claudio l'hanno momentaneamente riparata, cambiando posizione. Quello che mi induce a riflettere, passo a voi la riflessione, a voi adulti, è questo. In determinati momenti della vita, anche la croce ha bisogno di un sostegno. L'albero vivo sostiene la croce, che potrebbe essere morta, ma morta non è. Ma per la pesantezza, per la sua ruvidezza, la croce, e chi la porta addosso alla croce, spesso nella vita ha bisogno di qualcuno che faccia l'albero vivo a sostegno della croce. Stazione terza. Gesù cade la prima volta sotto il peso della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Thank you.
Hanno inflitto sul Calvario per crocifiggerti, ci sono anche oggi in tutte le famiglie del mondo. Non c'è famiglia che non sia ferita nel corpo o nell'anima, o in entrambi. Questo doveva essere il secolo che la progressione avrebbe sconfitto per sempre le malattie, le sofferenze e le malattie. Al contrario, stiamo assistendo alla più grande carneficina materiale e spirituale di tutti gli anni. Certe nazioni evolute e progredite hanno ancora la pena di morte e il fallimento del materialismo e di ogni teoria per fare da loro per fare al meglio di Dio. Grazie
Stazione quattordicesima. Gesù viene deposto dalla croce nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quella pietra che scivola pesante sulla tua croce, suggella il sacrificio di un Dio. Proprio vero che Dio non è solo padre, ma anche madre, perché tu ti sei sacrificato come una mamma, che è tutta per i figli. Gesù, quante famiglie sono in uno stato di vita apparente, sono morte spiritualmente, perché non c'è nessuno che si sacrifichi per loro. Non c'è nessuno che veda il tuo corpo martoriato in esse, nessuno che veda te, Gesù, nel volto del familiare che soffre, nessuno che sappia, che abbia pazienza e amore e sappia andare oltre il visibile per scoprire l'invisibile. Grazie, Gesù, per tutte quelle famiglie in cui ogni membro vede nell'altro il tuo volto santo, perché in queste famiglie l'amore e la riconciliazione sono sempre a portata di mano e queste non sono parole difficili a capirsi. Preghiamo, o Maria, regina della pace, porta l'amore nelle famiglie che sono diventate sepolcri imbiancati, dove c'è solo l'apparenza del bene, ma non la sostanza. Proteggi le famiglie che vivono nella pace e nella serenità, quella pace che il mondo non può dare, perché viene soltanto da Dio, ed esse hanno la certezza di essere custodite da Lui e nascoste nel suo amore di Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Croce del Monte. Abbiamo ancora un'ultima stazione, la quindicesima stazione, che era molto cara a Papa Wojtyła. Stazione quindicesima. Gesù risorge. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. O Gesù, la tomba è aperta. Maria di Magdala non sa che prima di lei gli angeli hanno esultato per la vittoria della vita. Ascolta, 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 asc
non ti conviene. Ma che ore Secondo mistero doloroso, meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di Dio, perdon pietà, sono stato io l'ingrato, Gesù mio, perdon pietà.